questi risultati vediamo la nuova classifica alla 15ª giornata. La Juventus, come dicevo, e il Bologna con 28 punti, il Piacenza all'inseguimento. Gioca meglio il Lecce nei primi 20 minuti, Valdés per Osvaldo, gran numero, poi sbaglia quella che è diventata la cosa più facile, cioè la conclusione, super Antolioni nell'occasione. Poi prova Bellucci di esterno, deviazione di Diamutin. Altra chance per il Lecce ancora con Valdés che innesca Babù, ma più che un tiro è in pratica un appoggio al portiere avversario. Ingenuo Angelo si fa portare via la palla da Mingazzini, come un falco Bellucci si avventa sulla chance e concretizza con il diagonale rasoterra. È il 31esimo Bologna in vantaggio, poi gran numero di Zauli, dribbling sull'interno, troppo morbido Petras, Zauli caparbiamente tiene palla e poi fa centro, 2-0 per il Bologna, 5 minuti dopo il gol di Bellucci, il raddoppio con Zauli al secondo centro in questo campionato. Innesca l'azione Bellucci, è fortunato perché involontariamente Angelo gli fornisce l'assist per la sua doppietta e per il terzo gol del Bologna, il 10° in campionato per Bellucci, il 13° nella sua stagione considerando anche le reti in Coppa Italia. E siamo nella zona recupero del primo tempo. Match chiuso, prova a riaprirlo il Lecce all'inizio della ripresa con Valdés, davvero una gran giocata, un destro che ridà qualche speranza ad una squadra che però poi si apre troppo alle controgiocate del Bologna. Tenta il numero alla Maradona, Bellucci, palo interno e poi il salvataggio da parte di Benussi, anche se rimane forte il sospetto che l'intervento con la mano sinistra sia avvenuto quando la palla ha superato la linea. Poi Marazzina alla ricerca del gol, gli dice no e in più di una occasione Benussi. Filippini va a cercare ancora Marazzina che si coordina bene, soluzione però troppo centrale. Può davvero dilagare il Bologna, colpisce la traversa direttamente dal corner Bellucci, poi non riesce a ribadire in gol Marazzina. I cambi, Triarico per Babù e Mingozzi per Camorani nel Lecce, poi entra nel Bologna anche Morosini al suo debutto nel campionato di B, ha la chance e sbaglia con il sinistro, pochi secondi dopo essere entrato. E c'è naturalmente standing ovation quando Olivieri manda in campo Fantini al posto di Bellucci, il super protagonista di oggi. Possiamo staccare con le immagini. Quinta vittoria consecutiva in casa per il Bologna, che inizialmente ha patito le verticalizzazioni del Lecce, poi ha dimostrato ben altra continuità e incisività rispetto ai giallorossi di Zeman. Eccellente Bellucci, prestazioni di categoria superiore. Il Lecce ha perso 5 delle ultime 7 trasferte di campionato. Prima ha capitalizzato poco, poi ha concesso davvero troppo e il punteggio sta anche stretto al Bologna. Ora lo